Buonasera e bentornati a una nuova edizione di TG Crom. In apertura, il freddo polare è arrivato anche a Cremona ed è subito emergenza la casa dell'accoglienza dove si trova il dormitorio pubblico che questa notte ha dato ospitalità a una quindicina di senza tetto. Vediamo. Il grande freddo preannunciato dalle previsioni non si è fatto attendere. Oggi a Cremona, alle prime luci dell'alba, i termometri hanno toccato anche i meno 9 gradi centigradi. Un abbassamento delle temperature che si è riflesso anche sull'attività della casa dell'accoglienza ed in particolare del dormitorio pubblico. Posti letti esauriti la scorsa notte, tanto che per riuscire ad accogliere altri bisognosi si sono allestiti giacigli nella stanza solitamente utilizzata per guardare la televisione. Una quindicina le persone che hanno chiesto ospitalità, ma tantissime quelle che, pur avendo un tetto sulla testa, hanno avuto la necessità di coperte per affrontare la nottata tra quattro mura fredde senza riscaldamento. Si tratta di stranieri, ma anche molti italiani. Ci sono ex tossicodipendenti, disoccupati, separati, gente che ha solo la strada come prospettiva di vita. In Viale Trento Trieste, dove si è abituati al clamore dell'allarme migranti, l'emergenza dei poveri prosegue in silenzio. Meningite a Cremona, nessuna psicosi, tante domande in farmacia, ma non è caccia al vaccino. Vediamo il servizio di Mauro Faverzani. Meningite, Cremona pare tutto sommato ancora immune dalla psicosi, che invece sembra avere colpito le grandi città come Milano o intere regioni come la Lombardia, dove le vendite del vaccino sono pressoché triplicate. Di scorte il Ministero ne ha, ma non è questo il punto. Il fatto è che questo assalto alle farmacie non ha senso, perché non c'è alcuna epidemia in corso, come specificano gli uffici di prevenzione della regione. Anzi, è vero il contrario. Nell'anno appena trascorso, nonostante le notizie spesso allarmistiche di cui i media si sono fatti gran cassa, si è assistito ad una contrazione del fenomeno. E a dirlo sono i numeri. In Italia nel 2015 ci sono stati 196 casi di meningite, nel 2016 sono stati appena 178. In Lombardia nel 2015 si sono registrati invece 34 casi di meningite, contro i soli 29 del 2016. Occorre fare attenzione anche perché le categorie più a rischio sono semmai bambini, adolescenti e pazienti con deficit immunitari, non tutti, tantomeno gli adulti. Cremona ha finora reagito comunque in modo più razionale, vendendo in media non più di un vaccino al giorno. Nessun assalto alla diligenza dunque, bensì una richiesta più a macchie. Alcune farmacie hanno esaurito le scorte, in altre invece il vaccino non è nemmeno stato richiesto. C'è chi tra gli esperti epidemiologi lamenta un approccio emotivo irrazionale ai problemi sanitari da parte dell'opinione pubblica. Il che può anche essere vero, ma è un andazzo assecondato dalla stessa regione, che infatti dopo le feste offrirà il vaccino in copagamento, ovvero somministrato dall'ATS, a prezzi stracciati, probabilmente 9 euro circa, contro gli attuali 99. Quasi un'offerta da supermercato. Del resto questa è una stagione di saldi, no? Gli esperti ci dicono quale sia la prima vera forma di prevenzione, però. È molto semplice, non costa niente ed è a disposizione di tutti. Non ci crederete, è la mano davanti al naso o alla bocca quando si starnutisce o si tossisce. Una pratica purtroppo divenuta sempre meno diffusa, benché oltre a una questione di educazione, rappresenti la migliore barriera al propagarsi non solo della meningite, ma anche delle patologie di stagione. Provate! Un cane ucciso e gatti feriti nella bassa Piacentina. Si è alla ricerca di una persona o più persone che hanno sparato contro diversi animali. Vediamo. Un cane meticcio di piccola taglia morto, gatti feriti, ma non è tutto. Ad essere presi di mira anche polli e galline colpiti con pallini sparati da un'arma ad aria compressa. Nella bassa Piacentina è allarme per il ripetersi di episodi che purtroppo hanno come vittime diversi animali. Sono state presentate denunce ai carabinieri, una in particolare quella che riguarda la morte del meticcio che non ce l'ha fatta a sopravvivere alle ferite. È caccia ad una persona o forse più persone che negli ultimi giorni si sono divertiti a sparare anche all'interno di cortili privati. L'allarme di padroni preoccupati corre anche sul web, allargandosi alla sponda cremonese. È intervenuta pure l'associazione Fare Ambiente, che si occupa della cura e del recupero degli animali, chiedendo di denunciare episodi simili o segnalare elementi utili che riescano a portare all'identificazione di quello che senza mezzi termini è un vero idiota. Siamo alle notizie dall'Italia, Italia che è ancora nel gelo e sotto la neve dopo il clochard morto ieri ad Avellino. Altri due senza dimora sono stati trovati senza vita. Un uomo di 48 anni, di origine polacca, senza fissa dimora, è morto la notte scorsa nei giardini del Lungarno a Santa Rosa a Firenze, mentre il cadavere di un clochard polacco, sempre di 66 anni, è stato trovato all'interno di un palazzo abbandonato nella zona sud di Milano. Intanto prosegue
prosegue l'ondata di maltempo che sta colpendo soprattutto il centro-sud, neve e gelo in Puglia, Bari, Miaccata, come le spiagge delle isole Eolie, freddo anche in Basilicata. Una bambina di 4 mesi che ieri sera era stata rimandata a casa dopo una visita nel pronto soccorso dell'isola di Procida in provincia di Napoli è deceduta nel presidio ospedaliero dove è stata riportata questa mattina dai genitori dopo un aggravamento delle sue condizioni di salute. Finora i madre e padre non hanno presentato alcuna denuncia sull'accaduto, ma in ospedale i carabinieri si sono recati per raccogliere diverse informazioni. Siamo alle notizie dal mondo, è un ex militare di origine ispanica, Esteban Santiago, ad aver aperto il fuoco nell'area di ritiro bagagli dell'aeroporto Lauderdale in Florida. 5 morti e almeno 8 feriti è il bilancio della strage. Il 26enne è stato arrestato ed è stato subito interrogato dalla polizia, ma le indagini sono ancora alle fasi preliminari, ma sembrerebbe non trattarsi di terrorismo. Ed è partito direttamente dal presidente russo Vladimir Putin l'ordine di lanciare una campagna per influenzare le elezioni americane e lo scopo era discreditare Hillary Clinton e aiutare Donald Trump a vincere. Lo hanno stabilito gli 007 americani che lo hanno comunicato al presidente eletto Donald Trump, il quale, costretto all'evidenza dell'intelligence, alla fine ha dichiarato: la Russia ci ha provato ma non c'è riuscita, all'esito delle elezioni non è stato modificato. La pagina sportiva a calcio, la prima partita della 19ª giornata di campionato di Serie A che chiude il girone di andata è stata Empoli-Palermo, giocata questo pomeriggio, mentre alle 20:45 toccherà Napoli-Sampdoria e domani a tutte le altre tranne Pescara-Fiorentino, il match è stato rinviato per neve. Sci, ancora un podio, il 7° stagionale per Sofia Goggia, arrivata seconda nello slalom gigante di Maribor. E siamo allo sport locale con il basket, la Bonoli affronterà domani a Reggio Emilia Griffin Bonn. Questa per noi era l'ultima notizia, l'appuntamento con TG Chrome torna lunedì, mentre domenica la nostra programmazione con le Good News. Buona serata a tutti!